Lei è qui in una duplice veste di campione, ma anche di studioso. Ha conseguito una laurea specialistica nell'ambito del team building e le chiedo quindi il rugby cosa può insegnare da questo punto di vista. Sì, allora io già nel corso della carriera mi sono occupato di attività di formazione aziendale attraverso lo sport, chiaramente in particolare nel mio caso il rugby. E non mi piace molto, se devo essere sincero, chiamarlo team building perché mi sembra un po' riduttivo, no? Certo. E è chiaramente l'attivare dei processi all'interno delle aziende. Facendo vivere un'esperienza che possa sembrare apparentemente molto distante appunto dal mondo aziendale, ma in realtà vive di dinamiche profondamente sovrapponibili. Quello che lo spettatore vede il sabato è solamente, no, la punta di un iceberg e di una costruzione settimanale che prevede lavori di reparto, lavori individuali, lavori di analisi video, lavori di analisi video sull'avversario, sulla propria squadra e anche sull'arbitro, per arrivare il sabato pronti a performare negli 80 minuti. In questo senso, il rugby, quindi, attraverso appunto attività, in questo caso, nel mio caso, esperienziali, ma costruite allineandosi con le esigenze dell'azienda, quindi cercare di andare alla radice dell'area di intervento, di miglioramento e costruire degli esercizi di campo da poter fare a chiunque all'interno dell'azienda, quindi diciamo da maschio, femmina, più o meno grande d'età, chiaramente tutto in massima sicurezza, ma che vanno a riprodurre con il gioco le dinamiche su cui si vuole intervenire, che possono essere dinamiche di leadership, di comunicazione efficace, dinamiche che tendono appunto a stimolare un approccio proattivo. Sono tutte, diciamo, qualità che sono insite all'interno dell'azienda, ma che vanno chiaramente analizzate e profondamente poi alimentate. Il tutto questo chiaramente affiancato da chi fa del coaching e della formazione la propria professione. Sarebbe, no, improprio che io mi mettessi appunto a parlare o a pontificare, no? Cercando, no, di spiegare un qualcosa che vada anche, no, un po' oltre il mio ambito di competenza. Chiaramente poi con un percorso di studi che ho, diciamo, effettuato in economia con indirizzo sport e management, è stata l'occasione, no, per dare forma e consistenza alle competenze, diciamo, soft acquisite sul campo da rugby. E quindi appunto poi, in particolar modo da quando sono un rugbista pensionato, sono passato, no, dal lato oscuro, lo chiamano i miei ex compagni di squadra, quindi quello del mondo del lavoro, dove chiaramente ancora più mi si sono palesate, no, queste dinamiche fortemente simili che avvengono appunto all'interno di una squadra di rugby, ma all'interno di qualsiasi, ecco, organizzazione a cui appunto faceva riferimento anche l'avvocato in precedenza.